ci dispiace molto. Nel preparare la partita ci è venuta in mente e l'ho presa come spunto, perché effettivamente se noi siamo qua oggi è grazie a lei, e questo ci dispiace molto, e facciamo le condoglianze alla famiglia e gli siamo vicini in questo momento. Pensavamo di fare un risultato positivo e ci siamo andati vicini, perché le ragazze hanno fatto una grande prestazione, per dedicarla proprio a lei, perché ripeto, se siamo qua oggi è grande merito suo. E lunedì andiamo al funerale a salutare la dottoressa Spazzoli, che è grazie a lei che il giorno di oggi che siamo qua esiste il calcio femminile del Sassuolo, quindi è il minimo che possiamo fare, un punto di rispetto. Diciamo che il primo tempo sì, è stato da parte nostra un po' di aspettativa, siamo state lì, eravamo abbastanza timorose anche se non abbiamo rischiato quasi niente. Il secondo tempo siamo entrate, come ci capita spesso, con un altro piglio, mentre stavamo facendo molto molto bene noi, abbiamo avuto quella grandissima occasione per andare in vantaggio con Camilla Blukova, abbiamo preso un gol un po' così che dobbiamo rivedere un attimino e cercare di correggere gli errori. In questo momento posso solo dire che la differenza tra noi e loro è solo nell'età, perché se andiamo a vedere le carte d'identità, noi siamo una squadra giovanissima che deve lavorare e crescere, però credo che oggi abbiamo tenuto veramente bene il campo, soprattutto il secondo tempo, abbiamo palleggiato bene, sembravamo noi la prima in classifica, e questo mi conforta per il futuro. Usciamo tra i complimenti e senza punti, però se lo spirito e il lavoro fatto è questo, c'è da ben sperare per il futuro. Dobbiamo ripartire da questa voglia, da questa determinazione. Le ragazze erano un po' giù di morale, perché dopo una grande prestazione del genere vai a casa senza punti. Dobbiamo lavorare un attimino sulla testa, anche se loro, secondo me, sono consapevoli di aver fatto una grande partita, e questo ci deve, come ho detto prima, confortare per il proseguo del nostro campionato, che è quello della crescita delle ragazze più giovani e quello di centrare la salvezza il prima possibile, per poi toglierci delle soddisfazioni. No, certo, ma forse quelli sono i confitti ancora più pesanti. Se perdi 1-0 lo sai che potevi fare qualcosa in più, e se non prendi punti cioè è pesante comunque. Mi sa che abbiamo fatto quello che potevamo fare, però oggi purtroppo è così, e mi sa che da lunedì si continua a lavorare, perché siamo nella strada giusta e a un certo punto portiamo le punte a casa, cioè comunque arriverà. Sì, cioè, siamo una squadra giovane, siamo una squadra abbastanza nuova, però cioè, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare, perché mi sa che stiamo facendo bene, solo che i risultati a un certo punto torneranno comunque. Cioè, da ora abbiamo ancora qualche partita per finire il primo ritorno, cioè, da ora dobbiamo prendere i punti, andiamo a 1000 all'ora e dare tutto quello che abbiamo e dimostrare che siamo una squadra forte. Purtroppo oggi abbiamo dimostrato che siamo bene, forte, però purtroppo non abbiamo preso punti. Come hai detto, secondo me è un merito della squadra, quello è l'inizio, che non prendi tanti gol, però poi dobbiamo continuare a arrivare all'altra porta e fare il gol di là, e piano piano stiamo arrivando, solo che dobbiamo continuare a lavorare. No, io personalmente mi trovo bene, cioè la società sta facendo tantissime e non mancavano nulla, quindi a parte mio sono strafelice di essere qua, solo che i risultati, i punti servono, hanno bisogno, quella soddisfazione ci vuole, sì.